Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi, come da titolo, vi parlo, ma non lo vedremo insieme, dello shampoo, questa crema lavante lanciata da L'Oreal, della linea Elvive, che sta facendo davvero tantissimo parlare di sé. Una cosa prima di iniziare il video: io sono Gisa, se non mi conoscete e non siete ancora iscritti al mio canale, che si chiama The Messy Style, iscrivetevi qui giù in basso, perché sapete che se non siete iscritti non va bene. Stavo per entrare a farmi la doccia, sì, infatti come vedete ho i capelli legati perché sono veramente un disastro, quindi per non farvi vedere le cose oscene sulla mia testa ho pensato bene di legarli, ma dovevo assolutamente parlarvi di questo prodotto. L'ho visto lì ancora sulla mensolina, ce l'ho da un mese, ho provato a dargli tantissime possibilità, l'ho davvero usato e strausato, ma la mia esperienza, il risultato finale, quindi la recensione finale, purtroppo nel mio caso non è positiva. Vi spiego subito di cosa si tratta, anche se tanto comunque se siete finite su questo video probabilmente stavate cercando informazioni, quindi conoscete il prodotto, ma ve lo dico ugualmente. Lo shampoo o lo shampoo è una crema lavante delicata, leggo proprio quello che c'è scritto sull'etichetta. Dice no schiuma, no solfati. Solfati è asteriscato perché significa senza tensioattivi solfati, che sono fondamentalmente degli schiumogeni, quindi questa crema non fa schiuma quando vi lavate i capelli. È un elisir, protegge il colore, quello rosso, perché esiste in due versioni, l'altra è un giallo oro ed è specifico per capelli fini, sottili, comunque fragilizzati. Anche questo va bene per capelli sia colorati che fragilizzati. Ha all'interno semi di lino, filtri UVA UVB, concentrato nutritivo. Cosa dice? Deterge delicatamente, migliora la qualità della fibra, protegge il colore, due asterischi. Ravviva la luminosità. I due asterischi su protegge il colore sta per test strumentale versus shampoo più balsamo classici. Questo prodotto promette di lavare i capelli in maniera molto più veloce rispetto all'utilizzo di shampoo e balsamo, quindi facendovi risparmiare tantissimo tempo che poi vi servirà per il make up. Promette appunto di districare, nutrire, idratare, rendere bellissimi i vostri capelli semplicemente con una crema, senza quindi fare schiuma, insomma potendo risciacquare i capelli in una maniera ancora più veloce. Fin qui tutto bene, l'ho visto recensito su tantissimi canali più o meno grossi, ma soprattutto sui canali grossi, e non ho potuto fare a meno di notare come sia stata strutturata la pubblicità, chiamiamola pubblicità, cioè suddividendo lo schermo in molti casi e mostrando le differenze tra l'utilizzo dello shampoo e l'utilizzo invece dall'altra parte di un classico shampoo, di uno shampoo tradizionale, insomma uno shampoo del supermercato. Poi anche lì non si può generalizzare, perché alla fine gli shampoo che andiamo ad acquistare nei drugstore, nei supermercati, nei centri, nei saloni, insomma dove volete, sono tutti diversi, quindi era un modo di proporre il prodotto, è stato un modo di proporre il prodotto comunque che lasciava tante cose al caso, perché chiunque sarebbe stato libero di utilizzare un qualsiasi altro shampoo, e per esempio io che utilizzo moltissimo i trattamenti di Diego Dalla Palma probabilmente avrei avuto un risultato migliore sul lato in cui utilizzavo il Diego Dalla Palma piuttosto che sul lato in cui avrei utilizzato l'Elvive, ma lasciamo perdere che cosa poteva succedere. Nel mio caso io il prodotto l'ho acquistato perché ero davvero curiosissima. Ovviamente ti influenzano i video in cui tu senti parlare e recensire bene un prodotto, senti parlare bene di un prodotto, e quindi è normale che ti incuriosisca. In più il fatto che si tratti di un prodotto così tanto spinto a livello di risparmio di tempo, migliore pulizia, insomma mi ha incuriosito e me lo sono comprato, me lo sono preso un mese fa, proprio appena arrivato in negozio l'ho voluto prendere subito. Tra l'altro l'ho tenuto una settimana fermo perché volevo proprio utilizzarlo bene, capire esattamente l'utilizzo e il funzionamento. L'ho usato 1, 2, 3, 5, 10 volte, l'ho usato davvero tanto, e sinceramente in un mese 10 lavaggi per me sono troppi. Perché sono troppi? Perché io, se posso, lavo i capelli un giorno sì e tre no, se posso. In questo caso non ho potuto. Allora, la cosa bella di questo prodotto, sicuramente perché ha anche dei lati positivi,
è il fatto che si risparmia tempo, quindi velocizzate moltissimo il lavaggio dei capelli. I capelli si districano molto rapidamente, quindi riuscite a passare semplicemente le dita tra i capelli e sono già districati, soprattutto nel mio caso in cui le punte appunto sono trattate e sono sfibrate, quindi tendono a formare i mazzetti, si uniscono a formare anche i nodi. In questo caso noto che il low shampoo mi aiuta a districarli molto bene. L'asciugatura è un altro punto positivo, perché subito dopo l'asciugatura li ho molto morbidi, setosi, sono molto luminosi e sembrano anche più volumizzati. Il problema, che secondo me è un problema grosso e rilevante di cui nessuna o quasi nessuna delle grosse youtuber o delle grosse blogger che hanno recensito questo prodotto parla, è proprio il giorno dopo. Io generalmente lavo i capelli la notte, ci dormo su e poi la mattina dopo do soltanto un po' di phon e la spazzola per dare la piega. Ecco, con questo prodotto la mattina dopo io sento la necessità di dovermi lavare nuovamente i capelli. Me li sento sporchi, oleosi, la cute grassa e è davvero molto strano, perché essendo, oddio, non è proprio strano, perché essendo una crema comunque la texture è più pesante rispetto allo shampoo, e questo è palese, si vede subito, si capisce, si sente. Però inizialmente non dà questa sensazione di grasso e di pesante, viene via semplicemente risciacquandola e anche asciugando i capelli sembrano, sapete quando no, li tirate, sentite scricchiolare, sembrano proprio molto puliti. Il problema appunto si ha dopo, subito dopo. Io non riesco a stare più di un giorno senza lavare i capelli dopo che uso lo shampoo, ed è un vero peccato, perché poteva essere una soluzione che velocizzava appunto il lavaggio dei capelli, ma nel mio caso non ci siamo. Io vi dico subito, ho una cute normale, non ho il problema di una cute grassa, non ho il problema che i capelli mi si sporcano facilmente, ho giusto le punte leggermente secche, quindi le vado in genere ad idratare con un balsamo, e molto spesso mi capita di fare delle maschere e dirvi però forse è troppo nutriente e quindi tende a sporcarmi i capelli. Questo è quello che purtroppo non si dice in tantissimi canali grossi. Ho visto la recensione in tanti altri canali piccoli, ovviamente sono canali che prendono meno visualizzazioni e quindi gira meno la voce che purtroppo questo prodotto non va bene per tutti i tipi di capello. Io appunto ci tengo a dire che è importante, e sono, soprattutto io sono una consulente, quindi non posso negare una cosa del genere, una cosa così evidente. Questo prodotto purtroppo non va bene per tutti i capelli e questo è quello che dovrebbero spiegare le grosse youtuber o i grossi blog nel contenuto dei loro post. Il prodotto va bene per i capelli crespi e probabilmente non va utilizzato sulla cute, perché è grasso, è un prodotto davvero molto grasso. Sicuramente vi sistema le punte perché ve le nutre, ve le idrata, ma vi danneggia la cute, anche se avete dei capelli normali. In teoria andrebbe bene per una cute probabilmente secca. Nel mio caso purtroppo non va bene e ci sono rimasta un pochino male, ecco, perché non si dice la verità. Non si dice la verità e questo mi dispiace molto. Poteva essere un buon prodotto, il rapporto qualità, il rapporto quantità-prezzo è eccezionale, perché è un 400 ml e costa intorno ai 5 euro, centesimo più, centesimo meno, comunque si trova intorno ai 5 euro, sia che lo compriate in drugstore o nei supermercati e così via. Però è tutto, ci tenevo davvero a fare questa recensione, mi premevo ogni volta che vedevo questo prodotto, fermo lì sulla mensolina, dicevo ok, devo andare a parlare, ok, devo registrare. Ecco, adesso finalmente mi sono decisa, era davvero necessario che io facessi questo video e ovviamente spero che l'abbiate apprezzato, che vi sia utile o che vi sarà utile. Fatemi sapere se voi l'avete acquistato, se l'avete provato e come vi siete trovate, quali sono le caratteristiche dei vostri capelli, perché a me interessa sempre sapere chi c'è dall'altra parte, chi acquista e per quale ragione. Ovviamente sono una consulente, quindi devo anche sapere le caratteristiche di chi acquista e con cosa si trova bene. Detto ciò, lasciamo da parte il lato lavorativo, spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia utile, che vi tornerà utile. Fatemi sapere giù in basso con un commento le vostre esperienze, le vostre impressioni. Ricordatevi, se non siete iscritti, ovviamente iscrivetevi e attivate la campanellina famosa per ricevere le notifiche ogni volta che pubblico un nuovo video.
Vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo. Ciao!